Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro creatore Giolosso94 e benvenuti come promesso alla mia speciale classifica sui 10 migliori acquisti fatti nei maggiori campionati esteri, anche se si può riassumere nel calciomercato della Premier League, visto che tutti i giocatori presenti in questa classifica hanno o in entrata o in uscita fatto parte di questo campionato. Vi ricordo come al solito di lasciare tanti mi piace e di consigliarmi qua sotto nei commenti quale altra serie vi potrei portare sempre in questo stile, e cioè come classifica degli 8 oppure 10 migliori acquisti, cessioni, eccetera, eccetera. Detto questo, iniziamo subito. Numero 10. Gerard Deulofeu, passato in prestito dal Barcellona al Watford. Un acquisto che ha del sorprendente, soprattutto se consideriamo le tante voci che vedevano lo spagnolo di ritorno nel campionato italiano. Dopo 6 mesi decisamente anomali con il Barcellona, tutti pensavano che sarebbe tornato dove ha giocato con più continuità. Invece il Watford ha deciso di inserirsi e se l'ha portata a casa senza nessun problema. Visto il livello tecnico di questa squadra, lo considero un vero e proprio colpaccio. Numero 9. Theo Walcott, dall'Arsenal all'Everton per 25 milioni di euro. Uno dei giocatori più veloci e tecnici presenti a livello europeo, oltre che monumento dell'Arsenal con 12 stagioni consecutive e più di 400 presenze complessive. Dopo la rottura del crociato di diversi mesi fa, Walcott ha deciso di terminare la sua esperienza nei Gunners e l'Everton ha deciso subito di portarsela a casa. Riuscirà a tornare subito la scheggia di un tempo? Numero 8. Henry Mkhitaryan, dal Manchester United all'Arsenal, nello scambio con Alexis Sanchez. Centrocampista veloce e molto tecnico, capace di spaziare su tutto il fronte offensivo, sia come trequartista che come esterno. Dopo le ottime stagioni con la maglia del Borussia, il Manchester ha deciso di affidargli le chiavi del centrocampo, gestito ottimamente con grinta e caparbietà. Ora avrà il compito, insieme alla Lacazette e al neoacquisto Aubameyang, di dare nuova linfa offensiva ai Gunners di Wenger. Numero 7. Diego Costa, dal Chelsea all'Atletico Madrid per 60 milioni di euro. Certe storie non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Così si può riassumere la storia tra Diego Costa e l'Atletico Madrid, ritrovati insieme dopo la parentesi intera inglese al Chelsea. Potenza fisica straripante, tecnica e finalizzazione da top player indiscusso. La cifra spesa per acquistarlo è assolutamente giustificabile. Numero 6. Aymeric Laporte, dal Bilbao al Manchester City per 65 milioni. Quando il Bilbao ha messo la clausola rescissoria di 65 milioni, tutti avrebbero pensato meno che qualcuno gliel'avrebbe offerti veramente. E invece all'improvviso il City ha deciso di spenderli subito e di renderlo non solo uno di tantissimi difensori presi a cifre esorbitanti, ma anche il difensore più costoso nella storia del calcio, dopo Van Dijk. Nulla da togliere al giocatore, sia chiaro, ma questo affare mi sembra davvero ai limiti dell'assurdo. Numero 5. Lucas Moura, dal Paris Saint-Germain al Tottenham per 28 milioni. Attaccante veloce, dinamico e dirompente, e il fatto che non sia mai stato un titolare fisso ci fa capire l'altissimo valore della rossa parigina. Come giusto che sia però, il giocatore ha capito che per le sue qualità era molto meglio essere protagonista in una squadra meno blasonata piuttosto che restare sempre in disparte in una più importante. Affare che quindi va a favore di tutti, società e giocatore. Numero 4. Virgil van Dijk, dal Southampton al Liverpool per 85 milioni. Come passare in poco tempo da buonissimo difensore a difensore più pagato nella storia del calcio, grazie alle tasche esagerate del Liverpool. Le sue qualità sono senza dubbio indiscusse, con un fisico statuario e piedi educati che lo rendono un centrale completo e affidabile. Il prezzo però rimane comunque clamoroso. Un'assurdità se pensiamo ad esempio che gente come Thiago Silva è stata pagata 45 milioni di meno. Numero 3. Alexis Sanchez al Manchester United, nello scambio con Mkhitaryan. Uno degli esterni offensivi più forti degli ultimi tempi, fenomeno con tutte le squadre dove ha giocato, dall'Udinese al Barcellona e infine all'Arsenal. Come capita però spesso a questo tipo di giocatori, arriva il momento in cui bisogna provare esperienze diverse, e lo United ha fiutato subito l'affare. Visto il contratto in scadenza di Mata, bisognava subito prendere un sostituto di livello, e i Red Devils ci sono pienamente riusciti. Numero 2. Philippe Coutinho, dal Liverpool al Barcellona per 160 milioni. Quando ancora vestiva la maglia dell'Inter, in pochi, forse nessuno, avrebbero pensato che sarebbe diventato così forte e così costoso per le casse del Barcellona, che mai avevano speso così tanto per un solo giocatore. Un fenomeno come lui non poteva che andare in una squadra di fenomeni, dove sicuramente riuscirà a risultare ancora più decisivo.
Numero 1, Pierre-Emerick Aubameyang, dal Borussia all'Arsenal per 70 milioni. Anche lui, come Coutinho, ha avuto la possibilità di farsi valere in terra milanese, sponda rossonera, ma come il brasiliano non è riuscito a sfruttarla appieno. Negli anni è diventato un vero e proprio simbolo del Borussia, sia a livello di marketing che di prestazioni in campo. Veloce, potente e di altissimo livello tecnico. Con Mkhitaryan, Ozil e Lacazette formerà uno degli attacchi più forti a livello europeo e mondiale. Bene ragazzi, questa è la mia speciale classifica sui 10 migliori acquisti fatti nella sessione di mercato invernale nei maggiori campionati esteri. Come potete vedere, la differenza con quelli del nostro campionato è a dir poco clamorosa, visto che si sono spesi addirittura 400, forse anche 500 milioni in più rispetto al nostro campionato. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta la mia classifica, se avreste messo altri giocatori e magari in ordine diverso. Questo è tutto per questo video e ci vediamo alla prossima. Un saluto dal vostro gladiatore giallorosso94. Ciao ragazzi!